A voi tutti buona domenica e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. La politica quest'oggi in primo piano. In Puglia è acceso il dibattito sulla reintroduzione del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali. In tanti nell'opinione pubblica si sono schierati contro, come lo scorso anno quando fu fatto un primo tentativo di reintroduzione. Martedì intanto si tornerà in aula e anche nella maggioranza non c'è unità di intenti, ma vediamo il servizio. Il metodo fu solo un aggravante, la polemica sul TFM e soprattutto nel merito. Lo scorso anno i consiglieri regionali pugliesi tentarono di ripristinare il trattamento di fine mandato, l'equivalente del TFR di tutti i lavoratori, inserendo una norma ad hoc in una proposta di legge che si occupava di tutt'altro, scatenando forti polemiche che portarono all'accantonamento dell'iniziativa. Negli ultimi tempi è riemersa la volontà di reinserire il TFM, che era stato abolito in Puglia nel 2013, con una specifica proposta di legge che andrà in Consiglio regionale martedì prossimo. Il dibattito si è riacceso da giorni, sia tra l'opinione pubblica, che come detto, al di là del metodo, è per lo più contraria a questa misura, sia tra gli stessi protagonisti, i consiglieri regionali, divisi tra chi è apertamente favorevole, tra questi il primo firmatario, il capogruppo DEM Filippo Caracciolo, l'assessore Pentassuglia e i civici di Emiliano, chi è dichiaratamente contrario, una fetta del PD e i 5 Stelle, chi si asterrà, gran parte dell'opposizione, e gli indecisi o chi per ora non si esprime. La maggioranza martedì rischia dunque di spaccarsi e c'è anche l'ipotesi che la decisione venga rinviata dopo l'estate. La cosiddetta buonuscita farebbe portare a casa a fine legislatura circa 40.000 euro a testa ad ogni consigliere, cifra che, in caso di retroattività della norma, potrebbe raddoppiarsi se l'incarico di consigliere è stato ricoperto dal 2013. Contro la reintroduzione del trattamento di fine mandato si sono schierate nei giorni scorsi 40 sigle tra associazioni e movimenti a partire da CGL e Confindustria Puglia. Ritengono che non sia moralmente accettabile che chi guadagna oltre 10.000 euro al mese percepisca anche l'equivalente del TFR. Chiede l'opinione contraria, sostiene che nessun lavoratore debba essere privato del trattamento di fine rapporto. Ricordo che i dipendenti pubblici si devono mettere in aspettativa e in quell'aspettativa l'azienda pubblica e privata non li riconosce il TFR. Quindi qua la questione è semplicissima: o glielo riconosce la regione o glielo riconosce l'azienda. Non può il consigliere regionale, che a tutti gli effetti, se lo fa bene, è una professione vera, rimanere privo. E secondo me è una questione di diritto. Mi meraviglio che i sindacati protestano in questo senso. Sull'ipotesi della retroattività, qui lavoreremo su questo punto. E nel frattempo la Puglia continua a registrare temperature da record. Tanti cittadini che hanno chiesto l'assistenza al 118. La regione in queste ore ha aggiornato le linee guida del piano operativo, sottolineando la necessità di potenziare l'assistenza domiciliare. La Puglia è ancora nella morsa del caldo torrido, con la città di Bari al suo quinto bollino rosso nel giro di pochi giorni. Presi d'assalto il pronto soccorso di tutta la regione, istituito anche il codice calore per avere la priorità quando si arriva nelle strutture sanitarie in preda a un colpo di calore. Nella provincia di Bari segnalate criticità ai centralini del 118, che hanno registrato circa il doppio delle chiamate ricevute mediamente, mentre al pronto soccorso del Santissima Annunziata a Taranto e all'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca sono state segnalate ambulanze in coda per alcune ore del pomeriggio del sabato. Per questo la Regione Puglia ha deciso di intervenire nuovamente sul piano operativo per la tutela della salute dei pazienti, soprattutto di quelli particolarmente sensibili a queste temperature, come i fragili e gli anziani, i bambini tra i 0 e i 4 anni, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose e di patologie renali. Importante per la Regione è sensibilizzare il più possibile gli operatori sanitari per attivarsi nei confronti di questi soggetti, in modo da prevenire l'insorgenza di quadri clinici che comportino poi l'ospedalizzazione. In particolare, soprattutto nei cittadini che seguono cure farmacologiche, è necessario verificare il corretto uso della terapia e il suo eventuale aggiustamento, nonché l'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza domiciliare integrata medica e i supporti infermieristici e assistenziali sociali garantiti dai distretti sociosanitari e dai comuni.
comuni. Indispensabile, secondo la Regione, la collaborazione tra le ASL, le amministrazioni comunali, i medici di medicina generale, la protezione civile e le associazioni di volontariato. La gestione dei cittadini al proprio domicilio, conclude la Regione Puglia in una nota, è la strategia necessaria e indispensabile per evitare di coinvolgere le centrali operative e il sovraffollamento di pronto soccorso. Le temperature torride di questi giorni stanno provocando gravi conseguenze anche in agricoltura. Infatti sono andati bruciati gran parte dei frutti e della verdura di stagione. Anche frutta e verdura vittime dell'emergenza caldo. Le alte temperature di queste settimane, infatti, stanno letteralmente bruciando i prodotti della terra, provocando perdite di raccolto che arrivano al 90%. Da peperoni a meloni, fino a pomodori, melanzane, anguri e uva, tutta la frutta e la verdura di stagione sta subendo drammatiche conseguenze. A cercare di rimediare, gli agricoltori in prima persona, che stanno tentando di salvare il salvabile, anticipando la raccolta con non poche difficoltà. La cosa infatti è resa più difficile dalle ordinanze regionali che vietano il lavoro dei braccianti agricoli nelle ore più calde della giornata. Il caldo torrido sta diminuendo anche la produzione di uova, latte e miele, con le api che, stremate dal caldo, hanno smesso di volare, mentre le mucche consumano il doppio dell'acqua per dissetarsi, ma producono di meno perché per loro il clima ideale va dai 20 ai 25 gradi. Nel settore dell'agricoltura, trainante nell'ambito dell'economia pugliese, le ondate di calore di quest'estate sono soltanto l'ultimo evento atmosferico che ha stremato il settore dall'inizio del 2023. Prima la grave siccità, poi le abbondanti precipitazioni unite a fenomeni estremi come grandinate e trombe d'aria. I 140 dipendenti che McDonald's conta tra Bari e Casamassima hanno annunciato uno sciopero per la serata di oggi a causa delle alte temperature di queste settimane che rendono di fatto impossibile lavorare all'interno delle cucine dei ristoranti. L'azienda, dopo l'annuncio, ha deciso di chiudere al pubblico il locale di Via Sparano a Bari. Resterà invece aperto quello di Casamassima dove, secondo l'azienda, le condizioni sono diverse e gli impianti sono in condizione di fronteggiare il caldo. Nonostante la parziale apertura di McDonald's nei confronti dei lavoratori, resta comunque confermato il sit-in previsto dalle 21 alle 23 di questa sera a Casamassima. Cambiamo argomento. Da oggi fino a martedì 25 luglio a Bari, davanti alla prefettura, un track allestito per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a screening cardiologico completo e gratuito. Se avvicinare i cittadini alla prevenzione non è semplice, bisogna provare a portare la prevenzione tra la gente. Con questo obiettivo gira per l'Italia il Track Tour Banca del Cuore, una campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare che ha fatto tappa a Bari in Piazza Libertà. Per 3 giorni, dalle 9 alle 19, possibilità di svolgere gratuitamente e senza prenotazione obbligatoria esami di vario genere, dalla glicemia al colesterolo, dalla pressione all'elettrocardiogramma, per evidenziare eventuali fattori di rischio nell'ambito cardiovascolare. Siamo qui oggi, domani fino a martedì. All'esterno abbiamo l'aiuto dei volontari della Croce Rossa, qui invece siamo con il personale medico, infermieristico, procediamo con anamnesi, prelievo di alcuni parametri con di esami ematochimici, con un elettrocardiogramma e con una valutazione finale, una conclusione dei consigli con il medico. Da dove muove questa iniziativa? L'importanza della prevenzione, quindi il controllo di quelli che sono i fattori di rischio cardiovascolari, modificabili o meno, quindi l'importanza di controllarli. A chi è rivolta questa iniziativa? Soprattutto ai giovani adulti, quelli su cui si può agire sui fattori di rischio e su cui possiamo agire in termini di prevenzione. Portare la prevenzione dalle persone piuttosto che le persone dalla prevenzione è più facile? Certamente sì, perché noi siamo sempre un po' pigri a fare delle analisi, dei controlli, ci ricordiamo solo quando abbiamo poi delle malattie e che forse sono anche all'ultimo stadio, pur si irreversibili, quindi la prevenzione fatta dagli enti che ci supportano è molto importante. Io penso che attività come queste sono utili per la gente per fare i controlli della salute. Andiamo ora in Basilicata. A Matera ieri si è svolta l'edizione 2023 del Pride. Madrina di quest'anno Vladimir Luxuria. Tutti hanno diritto a essere felici, ha detto.
dell'arcobaleno la città dei Sassi in difesa dei diritti di tutti. Diverse centinaia di persone si sono riunite per il Matera Pride 2023. Il corteo ha percorso alcune delle vie principali della città con la richiesta di riconoscimento dei diritti. Madrina dell'evento, Vladimir Luxuria. Bisogna manifestare ovunque per dire a certe persone che si credono i padroni delle nostre vite e dei nostri diritti, che si arrogano il diritto di decidere quali diritti darci e quali invece non darci. Vogliamo dire a questi signori padroni che, guarda caso, in questo momento siedono nei più alti palazzi del potere, di scendere dai loro piedistalli di cartone e di sentirsi alla nostra stessa altezza, perché siamo tutti uguali, abbiamo tutti il diritto alla felicità, tutti il diritto all'amore, di essere riconosciuti nel nostro matrimonio come famiglie e nella nostra inviolabilità fisica e psicologica. A Cassano Murge arriva la Fontana Racconta, mostra itinerante di acquedotto pugliese che porta nei comuni la storia delle fontanine di Ghisa. La Fontana Racconta, mostra itinerante di acquedotto pugliese che racconta la storia delle fontanine in Ghisa, fa tappa anche a Cassano Murge. Qui dal 24 luglio al 25 agosto, nel Museo del Territorio di Cassano e dell'Alta Murgia, si potrà visitare gratuitamente la mostra che racconta la storia delle Cape de Fir, un racconto lungo oltre 100 anni, quanto la storia di acquedotto pugliese. Grazie ad una collezione privata mostriamo anche oggetti per la cura dell'igiene personale, perché noi vogliamo, soprattutto per i più piccoli, far capire che cos'era la vita nei nostri comuni prima dell'arrivo dell'acqua, e soprattutto tutto è un modo per riscoprire la nostra storia, senza dimenticare che la Puglia, come la definiva Orazio, Puglia siticulosa, non aveva l'acqua, per cui l'arrivo dell'acqua pubblica nel 1915 ha rappresentato veramente uno spartiacque. Il luogo si presta benissimo ad accogliere una mostra che ci riporta a quella che è stata la cultura, la storia della nostra e all'identità dei nostri concittadini e della nostra terra. Il luogo è il Museo del Territorio di Cassano, sono gli spazi dedicati al museo. Oggi questi spazi appunto ospiteranno questa bellissima mostra e invitiamo tutti a venirla a vedere, non soltanto ai cari concittadini cassanesi. Voltiamo ancora pagina. Monsignor Ciro Miniero, nuovo vescovo della città di Taranto, succede a Monsignor Filippo Santoro, per 11 anni vescovo della città dei Due Mari. Il Santo Padre ha nominato arcivescovo dell'arcidiocesi di Taranto Sua Eccellenza Ciro Miniero, finora arcivescovo coadiutore dell'arcidiocesi di Taranto. I nostri vivi e calorosi auguri. Con queste parole, Monsignor Filippo Santoro, già vescovo di Taranto, annuncia la nomina del nuovo vescovo della città dei Due Mari, Monsignor Ciro Miniero. Mi avete voluto bene sin dal mio arrivo, quando sono arrivato per mare, è stata una cosa indimenticabile. E poi dopo vi ho incontrati in tante situazioni, ma proprio tantissime, che mi porto nel cuore, cioè proprio sentirmi a casa, sentirmi qui. E perciò ho deciso di rimanere qui, proprio per vi abbraccio uno per uno, mi colpisce l'affezione e anche la serietà. Quando sono dati gli stimoli giusti, voi rispondete bene. Andiamo avanti col successore mio. Monsignor Miniero ricopriva da tempo il ruolo di vescovo coadiutore, ma con l'arrivo della bolla papale che sancisce l'efficacia della rinuncia al ministero dell'arcivescovo Santoro, Taranto chiude un'era importante e si affaccia al futuro nel nome del suo nuovo pastore. Un abbraccio a tutti e particolarmente alle persone che con più difficoltà riescono a vivere questo tempo per le patologie o per i problemi sociali di cui siamo vittime un poco tutti, e che il Signore ci doni la forza di guardare sempre con speranza il futuro e soprattutto ci aiuti a camminare sempre insieme nella ricerca del bene per tutti. Ecco. A Nova Siri, nel Materano, solenne celebrazione eucaristica a 30 anni dalla scomparsa di Don Tommaso Latronico. In centinaia amici e parenti si sono ritrovati sabato sera a Nova Siri, nel piazzale del santuario Madonna della Sulla, per celebrare il trentennale della scomparsa di Don Tommaso Latronico. Figura carismatica, apprezzato sacerdote dalla visione lungimirante, vicinissimo ai giovani, amato dalle famiglie.
Il 2023 ha preso il via anche un importante processo di canonizzazione, con una prima richiesta depositata quindi alla competente autorità ecclesiastica. Un percorso articolato, sostenuto dalla sua gente, da chi lo ha conosciuto, apprezzato, amato, come modello di spiritualità profonda. A 30 anni, dalla sua scomparsa a Novasiri, solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto, celebrata insieme a Monsignor Vincenzo Carmine Rufino, vescovo di Tursi Lagonegro. Ricordare Don Tommaso nel 30° anniversario della sua morte è proprio un dovere della coscienza per tutti quanti noi. Don Tommaso è stato un sacerdote esemplare, un sacerdote leader, un grande educatore di giovani e non solo di giovani, anche un uomo di cultura. Un uomo di grande cultura e ha insegnato nei licei di Matera, di Policoro, ma anche all'Istituto Teologico. Un uomo che ha dato veramente, come dire, lustro alla vita della Chiesa di questa comunità di Novasiri, dove è stato parroco anche. E un uomo vero, un uomo che ha saputo, come dire, costruire la sua vita guardando a Cristo e testimoniando questo rapporto totalizzante con Cristo. Io l'ho incontrato proprio negli anni della gioventù, quando eravamo insieme nel seminario al Collegio Capranica a Roma e studiavamo teologia. Era venuto un anno dopo di me, e come la passione per il cambiamento, era il tempo del 68, per cui cercavamo una pienezza. L'abbiamo trovata nell'incontro con la proposta di Don Giussani e lui seguendo anche Don Giacomo Tantardini. Come tutte le domande del cuore erano da lui assunti in una radicalità, cioè una vita senza sconti, senza adattarsi alla banalità, mai banale, intenso, accolto, signorile e poi bello come donazione. Per cui realmente quello che qui nella diocesi di Tursi Lagonegro stanno portando avanti, l'apertura della causa di beatificazione, è un passaggio importante. Adesso la cultura, Matera, il concerto, l'ascolto nel silenzio di Giovanni Tamborrino con la terza opera ensemble per Viva Verdi Multiculti. Il silenzio esiste, se esiste, che cos'è? Dicono che il silenzio non esiste, però per percepire il silenzio che non esiste, quindi il suono, il rumore molto molto piano, è necessario fare il silenzio che noi conosciamo, proprio necessario. Ma è difficile oggi perché all'inizio serve un pochino di abitudine. Cioè, se uno sta in una stanza da solo, fermo, immobile e cerca il silenzio, all'inizio ha un po' di angoscia, è difficile. Però è un esercizio necessario per ritrovare l'equilibrio del corpo, insomma. Ecco, questa era... Questo viaggio sonoro, appunto fatto questa sera, come possiamo definirlo, come possiamo raccontarlo ai telespettatori? Possiamo raccontare un viaggio sonoro che ha bisogno di appunto questo silenzio per percepirlo, perché dice nel testo che abbiamo, se non facciamo silenzio, non taccio, non percepisco le creazioni del creato. Quindi il rumore di oggi ci toglie tutta la parte che è la creazione, compreso il suono che fa parte della creazione. Non lo ascoltiamo più perché non siamo più capaci di stare nel silenzio. E restiamo a Matera, dove ieri c'è stata anche la presentazione del volume Vento del Sud.
Vento del Sud, il motto della storia, il libro di Carmelo Conte è un'esigenza che arriva da eventi straordinari quali il coronavirus, la guerra in Ucraina, la ribellione della natura, un insieme quasi a dare l'impressione di terza guerra mondiale alle porte. Da ciò Carmelo Conte, avvocato cassazionista, socialista, già sindaco di Eboli, vicepresidente della giunta regionale della Campania, deputato al Parlamento nazionale per 4 legislature, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri e tanto altro, viene invaso dall'esigenza di tradurre in scritti il suo pensiero, riflessioni che tenessero conto di ciò che è avvenuto nel passato rispetto a quello che sta avvenendo, perché il futuro è sempre figlio del passato e quindi una migliore interpretazione e comprensione della storia significa individuare anche le soluzioni per il futuro. Vento del Sud, il motto della storia, un libro per invitare a riflettere perché esiste un passato che non passa, come sottolinea Conte, e per citare Cicerone, né il De Oratore, i flussi della storia sono un insegnamento, sono attualità. La presentazione è stata preceduta dai saluti istituzionali del presidente della provincia Piero Marrese, da Vito De Filippo, già parlamentare della Repubblica Italiana, e Nicola Benedetto, imprenditore e politico. Le ideologie che hanno tenuto insieme i partiti nella prima e seconda Repubblica, o almeno certamente nella prima, sono venute meno. Le ideologie sono diventate culture, non ispirano più passioni, desideri, neanche sconti per il futuro. È tutto improvvisato. C'è il popolo, ma non ci sono i singoli cittadini. I partiti inseguono la comunicazione, non i fatti, non l'accaduto o quello che deve accadere, ma quello che desiderano per conseguire il consenso, il sostegno. Quindi c'è bisogno di ritrovare una idea di futuro, una idea di questi cambiamenti che si stanno sovrapponendo l'uno all'altro apparentemente senza una logica, anche se a mio giudizio una logica c'è ed è di ordine economico-finanziario alto, che non tiene conto della parte più numerosa del paese, del mondo in genere, ma della parte più ricca. Lo sport, il calcio, seconda amichevole precampionato questo pomeriggio per il Bari in ritiro a Roccaraso. Giocherà contro la Folgore Delfino Curi Pescara, formazione dell'eccellenza abruzzese. Inizia ad entrare nel vivo la preparazione precampionato del Bari nel ritiro di Roccaraso. Dopo la prima sgambata di 3 giorni fa contro il Rocca Vivara, finita 14-0, i biancorossi affronteranno questo pomeriggio il secondo test stagionale. Dopo la mattinata libera, alle 17.30 saranno impegnati al comunale in una sfida amichevole contro la Folgore Delfino Curi Pescara, formazione militante nell'eccellenza abruzzese. Sarà una buona occasione per mister Mignani per mettere a fuoco le attuali potenzialità della rosa a sua disposizione, che per ora può contare su 3 nuovi arrivi, Faggi, Nasti e Menez. Per il fantasista francese sarà la prima volta in campo per il giovane ex Milan la possibilità di confermare al tecnico, dopo i 3 gol al Rocca Vivara, di non essere solo una promessa. C'è grande curiosità. Approfittando del weekend, sono tanti i tifosi, circa 200, saliti in quota per assistere agli allenamenti dei Galletti e poter allo stesso tempo godere di temperature più gradevoli all'ombra dell'Appennino. Sul fronte del mercato si registra solo una ufficialità nelle ultime 24 ore, la cessione a titolo definitivo, con diritto di riacquisto, del difensore 21enne Marco Bosisio al Renate. Dopo l'amaro epilogo dello scorso campionato, ha commentato il centrocampista Ahmad Ben Ali, è chiaro che si riparta con un po' di rabbia per essere arrivati ad un passo da un qualcosa di bellissimo. Massimo impegno da parte mia, dare il 100% è l'unica cosa sotto il mio controllo per cercare di mettere il mister in difficoltà nelle scelte. Ho un debole per giocatori così, bello giocarci insieme, ha concluso Ben Ali. Oggi nuova puntata di We Short Smart Puglia. Il team di Alessandro Loprieno è andato a Cannes. Vediamo qualche anticipazione. In questo momento proprio qui sotto si sta tenendo il red carpet. I wanna dance, 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 dance. I wanna dance, 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 dance. I wanna dance. Winus
Shalom, We Shore Smart Puglia. Ebbene sì, Alessandro Loprieno e i suoi sono sbarcati a Cannes per farsi avvolgere da vicino dal fascino dei big della pellicola lungo la Croisette, da Johnny Depp a Leonardo DiCaprio, senza dimenticare il marchio di fabbrica Made in Puglia. Per questo ospite in studio ci sarà Francesco Asselta, che con il suo Opera Omnia a Barletta è pronto a ridisegnare i nuovi confini delle sale da cinema ben oltre la proiezione di un film. Ed a proposito di corti, oggi di scena Good Thanks, You. Il cinema breve in TV. TRM Network racconta le missioni in giro per il mondo della startup pugliese WeShort. Con Alessandro Loprieno e i suoi ospiti in studio, di scena gli incontri e i festival internazionali e una selezione di 5 corti WeShort. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a voi tutti, buona domenica.